Salve a tutti, fratelli e sorelle, Dio ci benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e Ave Maria. Benvenuti nel nuovo appuntamento di Messaggi e Profezie, dove andremo a meditare un nuovo messaggio presunto, che è quello di Anguera del 14 di novembre 2020. E andiamo proprio a meditare questo messaggio presunto. Cari figli, sono la vostra madre addolorata e soffro per quello che viene per voi. Gli uomini abbandoneranno le leggi di Dio e abbracceranno leggi umane. Saranno schiavi del nuovo ordine. I nemici di Dio agiranno per allontanarvi dalla verità. I miei poveri figli cammineranno come ciechi che guidano altri ciechi. E il dolore sarà grande per coloro che amano e difendono la verità. Vi chiedo di essere del Signore. Egli vi ama e vi conosce per nome. Siate miti e umili di cuore e ovunque testimoniate l'amore di mio figlio Gesù. Io vengo dal cielo per aiutarvi. Ascoltatemi, non tiratevi indietro. Dopo tutta la tribolazione, la vittoria di Dio verrà per i giusti. Cercate forze nella preghiera, nel Vangelo e nella Santa Eucaristia. Nulla è perduto. Coraggio, voi non siete soli, io cammino con voi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Ecco, in questo messaggio che presunto che abbiamo letto, ci dice chiaramente che la legge di Dio verrà abbandonata. Ma le profezie, sapete che è chiaro già, anche Gesù lo dice nel Vangelo, che tutto verrà abbandonato secondo profezie, secondo quello che Dio permette, chiaramente. Gli uomini, dice, abbandoneranno le leggi di Dio e abbracceranno le leggi umane. Ecco, quindi il famoso umanesimo, paganesimo, come lo chiamerete voi, insomma, questo è quello che verranno fatto, e saranno schiavi del nuovo ordine. Vedremo quello che accadrà, cari fratelli e sorelle, vedremo quello che accadrà. Questo nuovo ordine, naturalmente è facile fare il paragone col nuovo ordine mondiale, questo è chiaro, viene spontaneo pensarlo umanamente, ma chi lo sa cosa significherà questo nuovo ordine? Quindi vedremo nei prossimi tempi, perché i tempi appartengono a Dio, non a noi. Quindi vediamo che cosa la Vergine Maria intendeva. Certo, è chiaro, si sposta, si toglie la legge di Dio e si mette la legge umana, ma guardate che già si fa anche dentro le famiglie, e per dire, ci si dimentica di Dio e si fa tutt'altro, per dire, no? Quindi vedete, già stiamo abbandonando la strada del Signore per fare tutt'altro, quello che ci piace a noi, o che lo facciamo noi come persone dentro le nostre famiglie, dentro le nostre parrocchie, o ce li impongono da questo nuovo ordine. Cari fratelli e sorelle, vedremo quello che succederà, ma già parte sempre dalla nostra volontà di aderire o a Cristo o contro Cristo. A noi la scelta, cari fratelli e sorelle, non ad altri. Perché dice, i nemici di Dio agiranno per allontanarvi dalla verità. E certo, perché chi è contro Cristo cerca di distruggere quello che è di Cristo. E i miei poveri figli cammineranno come ciechi che guidano altri ciechi. Il dolore sarà grande per coloro che amano e difendono la verità. E non solo, bisogna essere umili e miti di cuore come Cristo. E dopo tutta la tribolazione, la vittoria di Dio verrà per i giusti. E dice, dove dobbiamo cercare forza, cari fratelli e sorelle? In tre cose. Nella santa preghiera, cenacoli di preghiera, santo rosario, preghiera incessante. Nel Santo Vangelo, la parola di Dio, e nella Santa Eucaristia.